3 anni e 6 mesi di reclusione al nigeriano di 25 anni che la sera dello scorso 2 gennaio in via del Seminario rapinò l'ex assessore Rita Pieri e il marito mentre rincasavano dopo una cena in pizzeria. La sentenza è stata pronunciata dal giudice delle udienze preliminari al termine del processo con rito abbreviato, una pena inferiore ai 4 anni e 4 mesi invocati dal pubblico ministero. Il giudice, evidentemente, ha recepito alcune delle osservazioni fatte dall'avvocato dell'imputato Silvia Verrico. Rapina aggravata, l'accusa mossa nei confronti del nigeriano che si è sottoposto all'esame in aula e ha risposto alle domande che gli sono state rivolte, utili a ricostruire i fatti. Il nigeriano, che poche settimane fa era stato condannato a 4 anni e 4 mesi per spaccio di droga e attualmente è rinchiuso nel carcere della Dogaia, ha confessato la rapina. Il colpo fruttò un telefonino, ma ha escluso l'uso di un coltello, del resto mai rinvenuto, e ha manifestato la volontà di essere aiutato allo scopo di riabilitarsi nella società. Rita Pieri e il marito, assistiti dall'avvocato Massimo Taiti, si sono costituiti parte civile e a loro il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 1.500 euro rispetto a una richiesta di 15.000. Entrambi ora potranno promuovere una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni. Marito e moglie stavano rincasando quando furono rapinati, tra i due uomini scoppiò una colluttazione e alla fine il nigeriano riuscì ad allontanarsi con un telefonino ritrovato pochi giorni fa nella disponibilità di due nigeriani durante un controllo dei carabinieri nel complesso di Santa Cristina, divenuto rifugio di sbandati e senza tetto.